Il libro spiega che l'etere era considerato una cosa ovvia dai fisici prerelativistici, perché si sapeva che la luce aveva una natura ondulatoria grazie agli esperimenti sulle interferenze e la diffrazione di metà 800, e quindi la luce come onda doveva essere la vibrazione di qualche particolare mezzo materiale elastico, appunto l'etere che riempiva tutto l'universo. E perciò ritroviamo l'idea di un sistema di riferimento privilegiato e particolare, detto anche assoluto, quello in cui l'etere è inquiete, e solo lì le equazioni dell'elettromagnetismo sono valide, e solo lì la luce viaggia alla velocità di 300.000 km al secondo, velocità C. Si voleva mettere in evidenza l'etere, e in particolare il vento d'etere, cioè il moto della Terra attraverso l'etere. Ecco quindi l'esperimento di Michelson e Morley. Esperimento di Michelson-Morley. Sorgente di luce monocromatica, specchio semiriflettente, primo raggio, secondo raggio e interferenza tra i due raggi nell'ultimo tratto. Rivelatore. Sullo schermo S in questo punto i due fasci generano una figura di interferenza costituita da frange chiare e scure, l'abbiamo visto nell'animazione virtuale. Vediamo l'analisi dell'esperimento. Amaldi dice: facciamo l'ipotesi che il Sole sia fermo nel sistema di riferimento dell'etere. Questo perché si conosceva l'aberrazione stellare di Bradley, che appunto indicava l'etere fermo nel sistema di riferimento del Sole, sistema solare. Vediamo infatti che questo è il sistema di riferimento della Terra, eccola qua, che si muove con velocità V nel sistema solare, che è questo qui. La Terra si muove verso il basso, la velocità V è verso il basso. Questo è il punto di vista del Sole, cioè di un sistema di riferimento fermo nell'etere. Il punto di vista invece della Terra è quest'altra figura. La Terra si vede ferma, noi vediamo fermi dal nostro laboratorio di fisica l'apparato sperimentale di Michelson-Morley e vediamo un vento d'etere in direzione opposta che viene verso di noi. La velocità del vento d'etere è opposta alla velocità vera della Terra nel sistema solare. Consideriamo adesso il primo raggio, questo qua che fa questo tratto qui. Dopo aver attraversato lo specchio semitrasparente, il raggio viaggia a velocità C-V perché risente di un vento d'etere contrario. Al ritorno viaggia con velocità C+V. E infatti lo dice il libro, all'andata la luce è ostacolata dal vento d'etere e si muove con velocità C-V. Al ritorno è favorita e la sua velocità dovrebbe essere C+V. Questo è il tempo di andata, L su C-V. L sarebbe questa distanza qui, tra lo specchio semiriflettente e l'altro specchio. E L su C+V è la velocità di ritorno, questa appunto è il tempo totale di andata e ritorno qui, 1 e 2. Ora il libro analizza il tempo di andata e ritorno di questo secondo raggio, e in particolare andata e ritorno significa da qui a qui e ritorno. Eccolo rappresentato in questa figura, andata e ritorno. La figura è fatta dal punto di vista del laboratorio terrestre, dove la luce si muove in direzione orizzontale, che però è la composizione di due velocità, di due moti, perché la luce in realtà si muove in direzione obliqua, che poi questa velocità della luce va sommata, secondo la fisica classica, alla velocità del vento d'etere, che appunto avevamo visto che soffia il vento d'etere verso l'alto. Quindi la velocità orizzontale con cui nel nostro apparecchio di Michelson-Morley si muove la luce in orizzontale non è C, ma è soltanto una componente di C, è questa componente C2-V2 sotto radice. Ora possiamo calcolare il tempo di andata e ritorno, che sarà due volte lo spazio percorso, quindi 2L, diviso questa velocità U. Ecco qua la formula. Come vediamo, questo secondo tempo di andata e ritorno del raggio 2 è diverso dal tempo di andata e ritorno del raggio 1. E perciò, dice il libro, quando i due fasci di luce si combinano sullo schermo, generano una figura di interferenza che dipende dalla differenza dei tempi di viaggio. Questa differenza non ci sarebbe se non ci fosse il vento d'etere. Poi il libro dice di ruotare l'apparecchiatura, per esempio, di 90 gradi. Così il vento d'etere, anziché soffiare in direzione verticale lungo il raggio 1, magari soffierebbe in direzione orizzontale lungo il raggio 2. E i due raggi, orizzontale e verticale, invertirebbero i loro ruoli. Infatti, dice il libro, ora i ruoli dei due fasci sono invertiti e quindi dovremmo vedere sullo schermo una nuova figura di interferenza. Eppure l'esperimento di Michelson-Morley non rivelò alcuna variazione nella figura di interferenza.
risultato nullo, fallimento, che noi oggi interpretiamo come una prova del fatto che non esiste l'etere e che la velocità della luce è la stessa in tutte le direzioni e in tutti i sistemi di riferimento inerziali.